Bella ciao risuona nelle strade di Milano mentre si rinnovano le corone di fiori che accompagnano le 470 lapidi dei partigiani morti combattendo il nazifascismo. Ma per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia, la festa della liberazione non è il tradizionale tripudio di bandiere in corteo. Certo, quello del 2021 è stato un 25 aprile più vivo rispetto a quello dell'anno scorso, caduto in pieno lockdown e passato in cavalleria senza alcuna cerimonia o corteo. Sotto la loggia dei mercanti, dove sorgerà il memoriale della Resistenza disegnato dall'architetto e partigiana Cini Boeri, si è tenuta infatti la cerimonia istituzionale a cui ha presenziato anche il sindaco Giuseppe Sala, che ha sottolineato come il 25 aprile debba insegnare ad essere partigiani e protagonisti del cambiamento. Il 25 aprile ha ancora più senso se trasformiamo le conquiste di allora in spinta verso una società migliore, se intraprendiamo una direzione di marcia verso un futuro di dignità e di libertà per i nostri figli, come fecero i partigiani. Una ricorrenza che il primo cittadino, ma non solo, ha voluto affiancare al contesto difficile della pandemia. Ricordiamo le vittime della Resistenza, ma le vittime di questa pandemia sono in misura pari a quelle di un anno di guerra. Rimane il fatto però che un'altra cosa che associa il momento al 25 aprile è che comunque deve essere un giorno di speranza e di ripartenza. È una giornata importante perché tutti, come il 25 aprile, dobbiamo sentire forte un sentimento di libertà, di unione, di condivisione degli ideali che devono portarci alla normalità. Oggi come allora il popolo deve guardare dalla stessa parte per tornare alla normalità. Si valorizza naturalmente della pace, della democrazia e della libertà. Valori che non sono vivi solo nella memoria degli eventi di 76 anni fa, ma che ancora oggi devono emergere con forza. Il 25 aprile è la festa che deve unire tutti gli italiani, indipendentemente dalle loro convinzioni e fede politica. E io ritengo che acquisti un valore importantissimo oggi. È il valore della libertà che ci hanno trasmesso i combattenti per la libertà, che non significa libertà di fare quello che si vuole. Ma loro dicevano: io sono libero se lotto per la libertà di tutti.